Benvenuti nella nostra azienda. Noi siamo un'azienda agricola che si estende sul territorio di Rocca Scalegna. Siamo un'azienda, una fattoria didattica, oltre ad essere un'azienda agricola. Questa mattina avete iniziato un bellissimo percorso nel castello di Rocca Scalegna, nel castello medioevale, dove avete avuto un incontro con la fisicità, diciamo a livello di struttura storica del castello, dove ho apprezzato molto la vostra musica che avete portato, che è la musica medioevale. Avete fatto un bellissimo lavoro, un plagio e un complimento a voi ragazzi che siete stati bravissimi ad ascoltare le vostre insegnanti, che sono state altrettanto bravi a trasmettervi quelle emozioni che si vivevano nei castelli nell'epoca del Medioevo. Siete un'azienda dove noi presentiamo i nostri prodotti. Oggi il nostro prodotto è un olio che deriva, voi conoscete tutti l'olio, vero? Sì! Lo adoperiamo tutti nella casa l'olio, vero? Sì! Allora, praticamente un olio un po' particolare, perché viene fuori da piante molto 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 antiche. Nella mia azienda stiamo recuperando un uliveto che ha circa 400-500 anni e, come vedete, se guardate la televisione ci sono delle immagini. Questo è una varietà che si chiama Crognalegno ed è un uliveto molto vecchio. Ci sono delle piante praticamente, vedete, questa è una pianta lasciata proprio al suo stato selvaggio. Voi siete stati nel castello, avete visitato i vari ambienti del castello, dove c'erano la sala tortura, dove c'era un ambiente un po' particolare, dove c'era selvaggità, no? Magari oggi siamo abituati a vederlo diversamente. Questa vive nel suo habitat naturale, nel suo modo di espandersi, se vogliamo, quasi selvaggio. Poi, ecco, vedete, questo uliveto che stiamo recuperando come azienda è un patrimonio che ovviamente ha la sua storia, e noi cerchiamo di recuperarlo e trasmetterlo a quella bambina piccola che vedete lì, che è la mia nipotina. Quindi praticamente cerchiamo di trasmetterlo e di tramandarlo. Successivamente raccogliamo le olive, vedete, questa è una pianta che vi dicevo, questo è stimato intorno alle 400 anni, vedete che il fusto oramai si è diviso, un tronco, due tronchi, tre tronchi, quindi praticamente ha fatto la suddivisione, sono diventati tre ceppi grandi. Quindi, a memoria dei miei avi, ricostruendo un po' la storia, siamo all'incirca a questo periodo qua. Queste sono le olive che producono quegli ulivi che avete visti, prettamente e nettamente biologico, come vedete, vengono raccolte, poi vengono portate nel nostro frandoio, dove vengono pulite, lavorate, il frandoio è di nostra proprietà, e di conseguenza, vedete le varie fasi di lavorazione, otteniamo l'olio. Questo è l'olio che otteniamo, che oggi voi degusterete sul pane. Questa è una varietà molto particolare perché, attenzione bambini, sono dei sapori che si legano al territorio. Quindi questo sapore che incontrate oggi è un sapore particolare di questo territorio che non ritrovate in altri ambienti, in altri territori. Questo è il famoso discorso dell'olio o dei prodotti topici di un posto che caratterizzano la vostra visita e restano nelle vostre memorie. Oltre questo, vedete sempre l'olio, ecco qua, arriviamo al punto che l'olio lo troviamo sul pane. Anche per arrivare al pane produciamo grano prettamente biologico, il grano viene raccolto, vedete, in fase di raccolta, poi viene portato in azienda dove abbiamo un piccolo mulino nostro di proprietà. Questo è il pane che oggi mangiate, di nostra produzione, quella signora vestita così. Quella signora vestita così, si è voluta vestire così per voi, per farvi vedere i vestiti tipici, tradizionali del nostro folklore e della nostra terra. Quindi praticamente questo ovvio che non era un vestito del lavoro, era un vestito della festa che ci si rivestiva nelle occasioni delle feste, quindi si donava anche la propria bellezza a ciò che era la bellezza della festa. Abbiamo il mulino, dopodiché ecco, maciniamo il grano, vedete la farina che si produce all'interno del piccolo mulino,
La farina, eccola qua, vedete? Che poi ci viene realizzato il pane, la pasta, la pizza cento, e questo è il nostro marchio aziendale che ci è stato convenito a Bologna diversi anni fa come riconoscimento appunto sugli abbinamenti degli oli, sulle tipologie di pietanze. Questa è la farina di mais, perché nella nostra azienda produciamo anche mais biologico e non modificato geneticamente, sempre vedete col mulinello, lo maciniamo cambiando le griglie di separazione ed otteniamo, questa è l'impasto per la pizza e questa è la pizza di mais che noi mettiamo nelle verdure. Come vedete io vi ho fatto un breve cenno per farvi vedere questi colori, queste tecniche, queste cosine, così come noi facciamo, sono cose naturali che vogliamo che i nostri bambini e la nostra società apprezzi nel miglior modo possibile, dando vita e sperando che il prodotto topico continua, appunto perché è l'unico mezzo sociale che ci permette di far conoscere la vera topicità di un prodotto alle nuove generazioni. E quindi io vi rinnovo un bellissimo applauso io a voi per la vostra visita e per la vostra musicalità che avete portato nel nostro territorio. Grazie. Allora, siccome io la vostra maestra la conosco, le vostre maestre le conosco da tanto tempo, perché abbiamo più o meno la stessa età, però non avevo mai sentito fare la maestra Lisa. E ho visto che sul pullman abbia detto delle belle cose, quindi io ti chiederei di dire qualcosa anche adesso sulla base di quello che hai sentito. So che però so che sei in grado, soprattutto alla luce di quello che ha detto Tonino. Sentite la maestra, non balla, non lo dovevi dire prima. Vale. Allora, quando si parla di prodotto topico, vi ricordate come si chiamano le carte geografiche? Sì, topografiche. E cosa significa topografico? Topos in greco significa territorio, significa un territorio non tanto grande. Infatti la carta topografica non è tanto grande, non riguarda un territorio tanto grande. Di solito sono le carte militari quelle topografiche. Allora, il prodotto topico, quindi topos è la radice, ma poi ci sono tutte le parole che sono nate dopo. Il prodotto topico che cos'è? È un prodotto che viene prodotto, che viene coltivato e poi lavorato in un certo territorio. L'aria, l'acqua, l'altitudine, il modo di lavorare quel prodotto ne fanno un prodotto unico. Per cui lo mangiate qui, ma poi a casa non lo potrete rifare. Potrete cercare di rifare qualcosa di simile, ma non sarà mai uguale a quello che avete mangiato qui. Le cose che si vendono al supermercato, adesso lancio una bomba. Le cose che si vendono al supermercato. No, questo. Dopo decidi tu. Allora, i prodotti che si vendono al supermercato sono prodotti che si dicono un po' globalizzati. Che significa globalizzati? Il mondo è a forma di una sfera, di un globo. E allora sono prodotti che devono soddisfare i gusti di tantissime persone. Allora c'è chi piace più dolce, allora man mano le cose diventano sempre più dolci, il pane diventa sempre più dolce, ci si aggiunge sempre un po' di zucchero perché piace quello zuccherato piuttosto che quello un po' aspro, amaro. Allora cosa succede? Che ci sono tanti prodotti che piano piano spariscono. E rimangono soltanto quei prodotti che piacciono alla maggior parte delle persone, ma non a tutti, magari a qualcuno no. E invece è importante conservare anche quel prodotto che magari non piace a tutti, ma non è quello l'importante. Quel prodotto che comunque è unico. È come le persone, ognuno di noi è diverso dall'altro, ma non è che siccome noi siamo diversi dalla maggior parte delle persone siamo meno validi, meno buoni, sì. Giusto? Sì. Bene, adesso fatemi un applauso. Meno male che non si era preparata, perché quella lingua, quella scrittura è una scrittura longobarda del periodo in cui è stato costruito il castello che avete visto. Ma... quindi è una scrittura che lei ha saputo leggere, devo dire. Brava. Vai. Il comitato scientifico.
Udita la proposta tesa ad ottenere il riconoscimento di prodotto topico formulata in data 3 marzo 2016, apprezzata la dichiarata volontà di mettersi a disposizione di potenziali degustatori e visitatori che dovessero prendere contatto tramite il recapito inserito online su www.sansalvomare.it, acclarato l'impegno di collaborare con le associazioni Ricercazione e Filiera Topica per garantire adeguate porzioni topiche agli eventi estivi. Ha nominato il signor Antonio Villari in cavaliere del prodotto topico di Rocca Scalegna, ovvero dell'olio extravergine monovarientale Crognalegna autono. Brava. Allora, mentre noi quattro firmiamo, Antonio vi spiega meglio il prodotto Crognalegna. Ma come c'è scritto? Ha scritto così, poi ve lo faccio vedere, intanto veniamo a firmare. Se... Un attimo di attenzione. Vedete questa tipologia di pianta? Guardate la televisione, questa tipologia di pianta è una pianta oramai che viene un po' abbandonata a livello di coltivazione agraria e arborea per le sue caratteristiche diciamo agrofisiche, perché è una pianta che tende ad avere delle sviluppi vegetali assurgenti. Sapete che significa assurgenti, no? Che vanno verso il cielo, quindi c'è una ramificazione che segue molto la luce del sole, quindi vanno in alto. Quindi non si adatta molto alla lavorazione e all'agevolazione per la raccolta come si raccolgono le olive. Quanti di voi hanno visto raccogliere le olive? Ascoltatemi bimbi, quindi come si raccolgono le olive? Questa tipologia di pianta non è molto adatta, allora viene messa in disuso, viene un po' abbandonata, però fa un olio molto particolare che ha dei profumi che sono, si esaltano, sono vegetali, quindi all'assaggio questo è un olio che si presenta molto il vegetale, quindi si sente il sapore della foglia, del legno, del vegetale, è una sua caratteristica predominante su tutte, diciamo, le altre varietà che abbiamo, che possono essere l'argentile, l'intosso, il cucco e altre varietà. Quindi praticamente quello che vi diceva la vostra maestra, che ogni posto, perché questa pianta qui, il Crognalegno, esiste a Casoli, esiste nel Pescarese, esistono in altre zone della nostra regione, non ha lo stesso sapore che ha sul territorio di Rocca Scalegna, perché i nostri antenati hanno studiato delle zone dove essa si sviluppava in una certa maniera, quindi ha delle sue vegetazioni ma dei suoi profumi che sono proprio, ne indicano la provenienza e la sua geotipicità. Questo è fondamentale, quindi il sapore che troverete nell'olio non è un sapore comune che si trovano nei vari oli, ma sentirete proprio il sentore della foglia del vegetale. Ed è importante, ed è importante che in voi cresca la voglia di sentire i diversi gusti sui diversi territori dove voi andate, perché siete appunto il portavoce di queste esperienze per il futuro. Grazie. Poi fate una cosa, assaggiate l'olio qua, poi tornate a casa e assaggiate il vostro e vedete le differenze. Allora, signor sindaco, prego. Grazie. Dovrebbe essere un vestito tipico antico della festa, però questo non ha la stoffa antica di una volta, quindi tessuta a mano era una volta, sì, certo, portavano i corpetti, le camicie particolari con i merletti, tutte queste cose qua, e quindi questo è un vestito tipico che noi adoperiamo quando usciamo con il coro folcloristico, che abbiamo un coro folcloristico che sta qui a Rocca Scalegna. A Rocca Scalegna, sì, certo. Come si chiama il coro? È il coro Panfilo De Laurentiis. Quindi cantano delle musiche come tutte le fontanelle.